Era dalla missione NATO del 2011 che in Libia i jet americani non entravano in azione e il raid della notte scorsa segna una ripresa significativa della strategia statunitense nel paese. Il Pentagono al momento non ha confermato l'obiettivo dell'attacco, ma secondo il governo di Tobruk, riconosciuto dalla comunità internazionale, si sarebbe trattato del terrorista algerino Mokhtar Belmokhtar, che sarebbe stato ucciso nel blitz compiuto nell'est del paese. 43 anni, Belmokhtar è tra i principali terroristi del Nord Africa, considerato la mente del sanguinoso attacco all'impianto petrolifero di Amenas in Algeria, che nel 2013 si concluse con una strage e 35 ostaggi uccisi. Leader del gruppo Al-Muri Batun è considerato un esponente di Al-Qaeda, fedele al suo capo Ayman al-Zawahiri. Recentemente si era parlato di un avvicinamento dei suoi uomini all'ISIS, poi smentito dal gruppo. Sui dettagli dell'operazione non c'è ancora chiarezza. Secondo alcune fonti, Belmokhtar sarebbe stato sorpreso dai bombardamenti americani durante una riunione con i suoi fedelissimi. Insieme a lui sarebbero morte altre 6 persone. E dalla Libia ieri intanto è rientrato Ignazio Scaravilli, il medico italiano rapito il 6 gennaio scorso e liberato una settimana fa. Scaravilli ha dichiarato di essere stato trattato bene nel periodo dopo la sua liberazione. Sul rilascio del medico sono stati forniti pochi dettagli. Alla liberazione dei gruppi jihadisti avrebbero contribuito le forze di sicurezza di Tripoli, il cui governo, vicino alle milizie islamiche, non è però riconosciuto dalla comunità internazionale.